amici che hanno creduto, anche voi avete creduto in questo progetto, devo dire la verità, è ambizioso, ma io ci metterò il massimo per portare avanti questa cosa. Volevo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto veramente in questa cosa e che ci supporteranno tutto l'anno. Ringraziate Riccardo Russo, che è il del mondiale ci può fare. E devo dire la verità, è stato lui che ci ha aperto le strade, ci ha dato tutti gli agganci con le varie aziende, perché noi eravamo il signor nessuno. E grazie a Riccardo siamo arrivati aziende leader nel settore. Volevo poi presentarvi due piloti quest'anno, perché noi eravamo partiti che volevamo avere più piloti, ma poi per non avere un disperdito di energia siamo tornati anche un passo indietro, ci siamo fermati al campionato italiano velocità e con solo due ragazzi che vorrei presentarvi. Ragazzi, venite un attimo. Vi presento, lui è Gianni, è di Palermo. Dici qualcosa, Gianni? Spero che questo campionato vada molto bene. Ringrazio a tutti e saluto la mia famiglia, gli sponsor e tutti. Invece Marco è di Napoli. Buonasera, sono lusingato di far parte della squadra di Milo e ringrazio Tonino Russo, Riccardo, la mia famiglia e tutti gli sponsor. Adesso finalmente inutile stare qui a descrivere cosa facciamo, per qualcuno lo sa, facciamo il campionato italiano velocità che si svolgerà sui maggiori circuiti italiani, nazionali. Come dire, è la massima espressione del mondo motociclistico questo campionato e siamo fieri di partecipare e parteciperemo con delle moto Yamaha nella categoria Supersport 300. Adesso alzeremo i tiri, presenteremo le moto e poi chiameremo tutti gli sponsor per una foto e daremo una targa ricordo. Nel frattempo volevo ancora ringraziarvi, grazie. Volevo ringraziare Sagres e chiamare Giacomo De Felice, col nonno che è un esperto di moto e mi fa tanto piacere. Adesso Gerardo dell'Oasi Park che ci ha offerto questa serata, questa splendida location. Pino. Ok. Gli altri sponsor che non sono presenti, consigliere Emanuele Tacche, però adesso vorrei Giuseppe Trepiccioni della 3D Gra, che ha curato tutta la gara. Nino, che rappresenta Pierpont. Riccardo Russo. Con queste persone ne abbiamo fatti tutti i colori, nel vero senso della parola, Giuseppe e Lino. Una
applauso ragazzi, dai. Un altro ringraziamento lo vorrei fare a Michele Di Monaco di DMM8, che si è interfacciato anche lui con la sua azienda per degli sponsor che ci hanno fornito del materiale. E ancora un altro applauso lo voglio fare a Gennaro Montella per tutte le dritte che ci ha dato, per l'esperienza dell'anno scorso vissuta. Mi devo fermare perché mi sto emozionando. Ringraziamo adesso l'azienda Blurt, qua ci sta proprio il feed, fate mezzo piacere questa cosa. Passiamo adesso al ringraziamento della Servica con Alessandro Salemme. Questa è la sponsorizzazione importante perché Alessandro ci ha sempre supportato e aiutato da quando giocavamo in pista per il nostro campionato, che noi eravamo dei promotori, promuovevamo il campionato Supermoto. Alessandro con la Servica è sempre stato un mio sponsor. Un abbraccio. Vai Salemme, vai! Vuoi aprirti in pista? Grazie della sorpresa, veramente. Bravo. Grazie. Ringraziamo adesso la All Scouting Social Database di mio fratello Salvatore. Volevo il piccolo Lorenzo. Voglio fare un grande in bocca al lupo a questo team che ci darà tante soddisfazioni, poi alla vigilia di questo bellissimo evento, il grande ed unico evento. Complimenti e in bocca al lupo. Al termine di questa bella presentazione ci tengo in modo particolare a fare un grande in bocca al lupo a questo piccolo fenomeno delle due ruote, Giovanni, che è uno dei piloti del team di mio fratello, al quale va il mio più affettuoso in bocca al lupo per questa esperienza che ha sognato per tanti anni e che fortunatamente è riuscito a realizzare. Ha un team favoloso con dei piloti veramente di grande spessore e quindi speriamo che sia un futuro roseo e ricco di soddisfazioni per loro e per il team. Buonasera, siamo qui all'Oasi Park, una location di un nostro sponsor che ci ha invitati stasera e ha fatto sì di avere la sala a disposizione per la presentazione della stagione 2017 del nostro team, e sia le moto che i piloti. Quest'anno parteciperemo al campionato italiano velocità nella categoria Supersport 300 con le moto Yamaha R3. Abbiamo due piloti, uno è Gianni Spatola, palermitano di 14 anni, e l'altro napoletano Marco Salineri di 27. Abbiamo voluto abbinare il ragazzino Spatola all'esperienza di Salineri per far sì che questa cosa non finisse qui, ma in un buon proseguo di esperienza. Io sono Mino Violante, il team manager della struttura, e siamo qui nel presentare insieme a tutti gli amici e i nostri sponsor che hanno dato un grande contributo in questo progetto molto ambizioso, specialmente per la Campania, che è terra calcistica e non motoristica. Il campionato quest'anno si divide in 12 gare in 6 tappe, quindi ci sarà una gara al sabato e l'altra la domenica. Inizieremo il 22 di aprile con la gara di Imola e nel susseguire ogni mese una gara.
volevo ringraziare tutti gli sponsor e salutare gli amici di Sport Event. Seguiteci, grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Gerardo Mercori, il proprietario di questa struttura che è denominata Oasi Park e si trova a San Prisco. E sono onorato di questa sera di ospitare questi giovani piloti e soprattutto sono degli amici e quindi gli auguriamo tutti insieme ai presidenti delle varie strutture e con i familiari un in bocca al lupo per tutto il campionato, per tutta la stagione sportiva che gli attende. E niente, siamo qui insieme, mangiamo qualcosa e siamo in compagnia e gli facciamo tutti un grande in bocca al lupo di nuovo. Ho 27 anni, quest'anno correrò col team MVR Racing e parteciperemo al CIV Supersport 300. Sarà la mia prima esperienza in questo campionato, io provengo da 2 anni di Coppa Italia, ho iniziato abbastanza tardi a correre e quest'anno è l'occasione giusta per fare quel salto di qualità che ci è mancato in questi 2 anni. La mia ambizione è quella di stare quanto più è possibile vicino ai primi e fare quanto più esperienza possibile per ritrovarmi poi l'anno prossimo con un bagaglio maggiore. E niente, vi diamo appuntamento alla prima gara di Imola che si terrà tra 15 giorni, il 21 e il 22 aprile. Andremo ad affrontare il primo round di Imola fiduciosi dopo l'ultimo test che abbiamo fatto a Vallelunga con l'obiettivo di stare sin da subito nelle posizioni che contano e iniziare già a girare nella top 10. L'obiettivo poi principale per la fine del campionato è quello, come tutti quanti, è quello di vincere. Ovviamente siamo consapevoli del livello di difficoltà che andremo ad affrontare. Ho 14 anni e vengo da Palermo. Oggi ci sarà la rappresentazione del team. Il 22 aprile gareggeremo come prima tappa ad Imola. Un saluto a tutti gli amici di Sport Event e seguiteci sempre. Buonasera, sono Giuseppe Trepiccione, il responsabile della 3D Graphics, l'azienda che ha curato l'immagine del team MVR che quest'anno debutterà nel campionato italiano velocità. Noi abbiamo dato il nostro contributo sull'immagine delle moto, di tutti i mezzi del team e colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a questo neonato team per una grande stagione nel CIV. Grazie a loro e di nuovo un in bocca al lupo. Lino Monaco, grafico di Pietre Sport, facciamo un grosso in bocca al lupo a questa nuova avventura della MVR Team e un grosso saluto agli amici di Sport Event.